In casa ho avuto problemi con la mia ex compagna, me ne ha tirato quattro volte fuori, sono rientrato, alla fine non ce l'ho fatta più, ho deciso di andarmene di tutto, stavo vivendo in una cantina, dalla cantina sono andato in spiaggia in Pinetta, da là sono andato via perché c'era gente che scocciava e quindi non sono potuto rimanere là, alla Petraglia non voglio più stare e sono venuto qua giù al Ghero perché mi viene più vicino la Caritas per andare a mangiare. Vivi qua da solo? Vivo con la mia nuova compagna che ce l'ho pure incinta e non so più cosa devo fare. Ho una figlia di 2 anni che adesso ce l'ha in affidamento una famiglia di Sassari che me la fanno vedere pure un'ora ogni 15 giorni e vorrei che qualcuno mi desse una mano. Devo andare a chiedere alla gente per farmi fare la doccia, per farmi mangiare o far fare la doccia alla mia compagna e portarla in bagno. Devo andare in McDonald's, ospedale Marino e da tutte le parti sto andando perché non so più dove andare veramente, non so dove devo sbattere la testa. Possibilità che qualche parente vi possa dare una mano? Nessuno ci saluta. Nessuno. Dalla parte di mio padre proprio non vado d'accordo, con la parte di mia madre sono con lui e quindi non mi danno una mano e dunque. Soli al mondo. Esatto. Lo stesso vale per me che la mia famiglia non mi aiuta nessuno. Mi hanno lasciato proprio fuori alla strada. Non mi vuole proprio mio padre dentro casa, né a me, non ha voluto né a me né a mia figlia. Una delle tante situazioni che fanno parte, insomma, della condizione della città, da un lato lo sviluppo, il turismo e dall'altro anche le situazioni di disagio che crescono e che dobbiamo affrontare anche come amministrazione pubblica, insieme ai dirigenti, insieme ai servizi sociali, a volte capita anche di sabato sera e dobbiamo fare tutta la nostra parte perché è nostro dovere trovare delle soluzioni rapide, coinvolgendo naturalmente tutte le persone anche di buona volontà che lo fanno, oltre che a titolo istituzionale. E questo è uno dei casi. Naturalmente dobbiamo prendercela in carico, lo stavano già facendo i servizi sociali, dobbiamo fare ancora meglio. E quando abbiamo di fronte delle persone, sono davvero il nostro primo punto di riferimento e quindi dobbiamo farcene carico in tutta la loro complessità, sapendo che non ci sono sempre situazioni facili e che dobbiamo affrontarle. Quindi oggi è stato un esempio, ma come purtroppo normalmente avviene. Beh, non sempre è facile risolvere una situazione in 2 ore. No, 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 non sempre è facile, bisogna però affrontare il problema, quindi parlare intanto con le persone che hanno un disagio, cercare di entrare proprio nel problema. Farsi carico proprio del problema, farsi uno con la persona e trovare la soluzione migliore. Ora, a questo sono preposti naturalmente gli assistenti sociali, i servizi sociali, ma credo che sia preposto anche il sindaco, che la persona, indipendentemente da me, che deve stare sempre a contatto con i cittadini, anche quelli che hanno particolari problemi.